Benvenuto compadre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Siamo accanto al sagrato di Santa Maria delle Grazie, proprio ai piedi della grande Via Crucis del Messina. Spesso tanti pellegrini, tanti fedeli, ecco, voi che venite qui a San Giovanni Rotondo spesso vi imbattete in questa bellissima statua di Padre Pio che agosto dell'81 quando venne inaugurata e oggi qui per raccontarvi quello che accadde però in clausura, nei lunghi corridoi della clausura. A raccontarcelo è un figlio spirituale di Padre Pio, un attore che in tanti hanno conosciuto, Carlo Campanini, e lui racconta proprio questo. Una mattina, verso le 9, ci trovavamo nel corridoio del convento di San Giovanni Rotondo e il solito buffone di compagnia, cioè il sottoscritto, dice Campanini, si è permesso di raccontare una storiella che aveva sentito giorni prima. È chiaro, c'era anche Padre Pio. La storiella era questa: un muratore ritorna a casa, la moglie gli mette il piatto di minestra sul tavolo, ma il marito con un gesto lo allontana da sé il piatto e la moglie domanda: ma perché non mangi? Il marito risponde: non mi parlare, sapessi che colpo ho avuto oggi. Cos'è? Ti vedo tutto stravolto, raccontami, cosa è successo? E allora il marito racconta: allora ti ricordi che sto lavorando su quel ponte al terzo piano assieme a due amici, Pietro e Luigi? Beh, devi sapere che questa mattina, per andare a comprare delle sigarette, io mi sono allontanato. Mentre io mi sono allontanato, si è sentito uno schianto, un urlo, il ponte è crollato. E con esso sono precipitati anche i miei due colleghi, Pietro e Luigi. Oh, che disgrazia, dice la moglie, e meno male. La mancanza di sigarette è stata provvidenziale, se no saresti rimasto travolto anche tu, dice la moglie al marito. E com'è andata? Dice, uno purtroppo è morto, l'altro è molto grave, ma se la caverà. E la moglie, commiserando i familiari dei due sinistrati, chiede al marito: ma adesso come faranno? Beh, dice il marito, alla famiglia di Pietro daranno 10 milioni, invece alla famiglia di Luigi daranno solo 5 milioni per l'invalidità permanente. La moglie a questo punto riflette un po' e poi dice: eccolo lì, è sempre il solito. Quando c'è da guadagnare 2 lire, lui va sempre al tabacchino. Questo era il racconto di Campanini in questo gruppetto di persone, tra cui c'era anche Padre Pio. A questo punto si avanzò l'amico Tavolini. E Padre Pio, individuandolo, lo guardò con un viso un po' serio e gli disse al termine di questa storiella: e questa si adatta proprio a te. E poi si allontanò. Tavolini volle sentire di che si trattava e quando sentì la storiella diventò proprio pallido in viso e poi disse: è proprio vero, signori, è proprio vero. Pensate che ieri sera, prima di partire, quando ho detto a mia moglie che sarei venuto qui a San Giovanni Rotondo, mia moglie ha cominciato una filippica contro di me. Ecco, lui prende e se ne va in viaggio, invece magari di fare un po' di straordinario, guadagnare qualche cosa, lui se ne va. Questa è proprio vera, dice.